Una buona serata, seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando di elezioni politiche all'auditorium del Parco dell'Aquila. Gaetano Quagliariello, candidato all'uninominale del Senato per Noi con l'Italia, quarta gamba del centrodestra, ha parlato agli elettori di nuovo codice degli appalti e di ricostruzione. Nel centro-sinistra, invece, ad Ortona, Cristiana Canosa, seconda nel listino del Senato per il Partito Democratico, si è presentata agli elettori nella sua città natale, mentre a Lanciano Federica Chiavaroli, candidata all'uninominale del Senato per Civica e Popolare, ha parlato di chiusura dei piccoli tribunali. Il servizio di Alfredo Primante. Siamo ancora nella fase delle presentazioni delle candidature sul territorio per una campagna elettorale per le prossime elezioni politiche del 4 marzo, che comunque sta per entrare nel vivo. Questa mattina all'Aquila Gaetano Quagliariello, uno dei cosiddetti paracadutati da Roma, su cui tanto si era polemizzato nei giorni antecedenti la presentazione delle liste, ha esposto il suo programma politico. Quagliariello è candidato al Senato nel centrodestra in quota Noi con l'Italia nel collegio uninominale L'Aquila Teramo. Catapultato è una parola che non mi appartiene. Tiene, ha dichiarato, ricordando di aver insegnato 9 anni all'Aquila e di essere stato eletto 5 anni fa proprio nel collegio dove ora è candidato. Quagliariello ha annunciato di voler portare in Parlamento un nuovo codice degli appalti, lo sblocco della ricostruzione pubblica e l'avvio di start-up innovative. E io ho preso il peso di una candidatura nell'uninominale perché voglio rappresentare questo territorio. È un impegno che assumo e penso di avere le carte in regola, perché questa è una terra che mi ha dato tanto e alla quale devo ridare qualcosa. E io paracaduti non ne ho mai avuti nella vita. Nel centro-sinistra, sempre per restare alla corsa al Senato, Cristiana Canosa, seconda nella lista plurinominale del Partito Democratico, capeggiata da Luciano D'Alfonso, si è presentata agli elettori nella sua città, Ortona. Questa candidatura è venuta dopo una vita da mediano, 20 anni a prendere schiaffi, a recuperare palloni. È successo che c'è stata la stima della mia comunità politica, oltre che la stima di Michele Emiliano, che ha creduto in me e crede nella mia lealtà e nella mia capacità di realizzare e di lavorare. Posso assicurare di lavorare a dare il massimo, quindi fino allo svenimento, a lavorare per il territorio. Qualcosa di sicuro si ottiene. Di cosa ha bisogno allora questo territorio principalmente? Questo territorio ha bisogno di ripartire, di creare condizioni per ricreare posti di lavoro, perché comunque a una piccola ripartenza che c'è stata, purtroppo l'occupazione non riesce più a risalire, i genitori e molti ragazzi mi pongono sempre lo stesso problema, il lavoro. Giro nelle città del collegio anche per Federica Chiavaroli, sottosegretario alla giustizia del governo uscente, candidata nella lista civica e popolare di Beatrice Lorenzin all'interno del collegio uninominale del Senato per Pescara e Chieti. Tra i temi trattati nella visita a Lanciano, quello della chiusura dei piccoli tribunali su cui dice c'è da lavorare per trovare una soluzione che salvaguardi le attuali sedi ed eviti il dimezzamento. La situazione dell'Abruzzo è una situazione molto particolare, nella quale il 50% dei nostri tribunali è stato chiuso, e quindi io sono sicura che potranno essere fatte valere le buone ragioni dell'Abruzzo se saremo capaci di individuare una soluzione intermedia. Io sono convinta, per esempio, che si possano individuare per esempio due tribunali da, diciamo capofila, e lasciare aperte tutte e quattro le sedi. Andiamo avanti, apriamo la pagina di cronaca. Questa mattina è scattato l'arresto per omicidio volontario per Andrei Feru, romeno di 52 anni, che secondo l'accusa della procura di Avezzano avrebbe massacrato la compagna per gelosia e poi avrebbe inscenato una caduta della donna dalle scale. Ad incastrarlo le macchie di sangue e gli esami scientifici. Vediamo. Dopo 3 mesi di indagini si risolve il giallo della morte di Catalin Bucataru Iuliana, la badante romena di 38 anni che venne trovata senza vita lo scorso 5 novembre in un'abitazione dove prestava servizio ad un anziano a Colli di Montebove, frazione di Carsoli, in provincia dell'Aquila. Il compagno Andrei Feru, romeno di 52 anni, è stato incastrato dalle tracce di sangue che ha lasciato sul luogo del delitto, avvenuto a seguito di un violento litigio causato da un attacco di gelosia. Feru questa mattina è stato arrestato dai carabinieri della
della compagnia di Italia Cozzo con l'accusa di omicidio volontario. Decisivi gli esami scientifici. Le tracce di sangue ritrovate sul muro dai militari di Carsoli guidati dal capitano Silvia Gobini in collaborazione con i RIS di Roma non sono state giudicate compatibili dal medico legale con una caduta accidentale ma con una violenta aggressione. Ferru, secondo quanto ipotizzato dal sostituto procuratore di Avezzano Maurizio Maria Cerato, avrebbe riportato la donna nell'abitazione dove lavorava e in seguito ad un litigio le avrebbe afferrato la testa sbattendola ripetutamente sul muro e provocandone la morte. All'arrivo del 118 e dei carabinieri il giorno del delitto, la donna era stata ritrovata alla base delle scale in un lago di sangue. Sullo stesso muro l'anatomopatologo Cristian Dovidio ha effettuato dei rilievi riscontrando un'altezza delle macchie di sangue incompatibili con la caduta, che quindi non sarebbe mai avvenuta. La donna non è morta sul colpo ma due giorni dopo il ricovero nell'ospedale. Ma ad incastrare Ferru ci sarebbe anche un'ultima telefonata della donna ad un amico. Agonizzante avrebbe detto "sto morendo" prima che il suo telefono fosse afferrato dall'assassino, che avrebbe anche minacciato l'interlocutore chiedendogli di non chiamare più. Ancora cronaca, ci spostiamo a Sulmona. Ha aspettato che uscisse dal supermercato, le ha puntato un coltello alla gola strappandole la borsa dalle mani, quindi è salito su un'auto dove lo stava aspettando il complice ed è fuggito via. È accaduto ieri sera proprio a Sulmona, all'esterno del Conad di Viale Mazzini, subito dopo l'orario di chiusura. Vittima della rapina, la proprietaria della parafarmacia del grande magazzino. Magro però il bottino, portato via dai malviventi, pochi spiccioli più i documenti che la donna custodiva nella borsa. I soldi dell'incasso infatti li aveva messi nelle tasche dei pantaloni. Come faccio ogni sera per precauzione, ha raccontato poi la donna alla polizia, che ora sta indagando sulla rapina. La donna quindi ha riferito che i due malviventi hanno agito a volto scoperto, mentre il primo la minacciava con un coltello di plastica rubandole la borsa, l'altro attendeva il complice alla guida di un Berlingo con il motore acceso, furgone che i due avevano rubato poco prima davanti a un bar del capoluogo Peligno, dove il proprietario l'aveva lasciata parcheggiata mentre prendeva un caffè. La polizia ora sta controllando le immagini registrate dalle telecamere installate davanti al supermercato e in altri punti di Viale Mazzini, ma al momento dei malviventi non c'è nessuna traccia. Cambiamo argomento adesso. Il 22 maggio si terrà a Roma l'udienza in Corte Costituzionale per discutere il ricorso presentato da Regione Abruzzo contro l'aumento delle tariffe dei pedaggi delle autostrade A24 e A25, definito dalla Regione incostituzionale. Vediamo. Il 22 maggio si terrà l'udienza sul ricorso attivato da Regione Abruzzo rispetto alla legge che stabilisce che i canoni di concessione in Regione debbano finire nella fiscalità generale. Il presidente della Giunta regionale Luciano D'Alfonso questa mattina a Pescara ha illustrato la strategia dell'amministrazione per contrastare l'aumento dei pedaggi su strada dei parchi, cioè A24 e A25, aumento che corrisponde al 12,89%. Il presidente della Regione ha spiegato che l'ente da lui amministrato agirà su tre fronti. Per questa ragione abbiamo fatto ricorso alla Corte Costituzionale e il 22 di maggio si pronuncerà la Corte Costituzionale, che determinerà, secondo me, con argomenti fortissimi e assolutamente resistenti ad ogni controdeduzione, per fare sì che i canoni di concessione, quelli che dall'Abruzzo vanno nella fiscalità generale, vengano dedicati a favore degli abruzzesi, comprimendo quella parte impazzita di aumenti delle tariffe autostradali che non è giusto che i consumatori e i pendolari abruzzesi debbano sostenere con le proprie tasche. Noi abbiamo anche un numero che non va valicato per quanto riguarda gli aumenti, è il 2% più i costi dell'inflazione. Ogni anno al massimo questo è quello che si può determinare, ma accanto all'iniziativa davanti alla Corte Costituzionale, che ripeto il 22 di maggio si pronuncerà, noi lavoriamo anche per una nuova norma che stabilisca per esempio un limite invalicabile, che determini un rapporto migliore tra gestore e utenza, un controllo più adeguato e un piano economico-finanziario che permetta a questa autostrada di essere in sicurezza per sempre, senza mai sorprese. Noi lavoreremo anche per fare in modo che la vigilanza ministeriale sia una vigilanza che non produca la sorpresa, per esempio, di un decreto che validi aumenti che sono oltre la soglia della sostenibilità.
10 patenti di guida ritirate ad altrettanti automobilisti risultati in stato di ebbrezza alcolica. Il bilancio di un'operazione condotta la scorsa notte dalla Polizia Stradale di Chieti con l'impiego di 5 pattuglie della sezione teatina e del distaccamento di Lanciano, che hanno fatto dei controlli mirati e specifici lungo le maggiori arterie di Chieti per prevenire e contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza e sotto l'influenza delle sostanze stupefacenti, ovvero una delle principali cause di incidenti stradali. Oltre un centinaio le persone sottoposte alla prova dell'etilometro. Nel corso dei controlli gli agenti hanno intimato l'alta ad un'auto il cui conducente, un 42enne residente a Chieti, non era alla guida con un tasso alcolico superiore al doppio rispetto a quello consentito e privo di copertura assicurativa, senza revisione, con la patente revocata da oltre 2 anni. Nei suoi confronti sono dunque scattati il sequestro del veicolo e sanzioni pecuniarie per un totale di oltre 6.000 euro. Spostiamo adesso a parlare dei fanghi del porto di Ortona, perché a seguito dell'autorizzazione da parte della Regione Abruzzo allo sversamento in mare di 342.694 metri cubi di fanghi derivati dai lavori di escavazione dei fondali del bacino portuale di Ortona, i comuni di Pineto, Montesilvano, Città Sant'Angelo e Silvi, insieme all'area marina protetta, stanno valutando azioni legali utili al blocco dello scarico in mare. Una decisione giudiziaria favorevole ai ricorrenti comporterebbe, scrive il sindaco di Pineto, Robert Verrocchio, la spiacevole conseguenza della perdita del finanziamento per il comune di Ortona, città che comunque necessita della sistemazione del porto. Nel contempo, conclude Verrocchio, chiederemo un incontro con la regione, l'area marina protetta, con il presidente del consorzio di gestione dell'AMP Torre del Cerrano, Leone Cantarini, chiede subito l'annullamento dell'autorizzazione in regime di autotutela. Nel frattempo la stazione ornitologica abruzzese ha chiesto alla stessa area marina protetta di farsi capofila per un ricorso al TAR che blocchi l'autorizzazione della regione Abruzzo. Ci spostiamo a Lanciano adesso. Italia Nostra denuncia le condizioni della viabilità incontrata a Santa Giusta tra strade dissestate e divieti di sosta su terreni della Curia. Vediamo. Non nuovi i problemi delle contrade, ben 33 quelle di Lanciano e da sempre in rotta di collisione con le varie amministrazioni comunali. Interventi a singhiozzo, poca attenzione a strade, illuminazione, pulizia e servizi vari, le lamentele che periodicamente vengono a galla. A Santa Giusta le proteste di alcuni residenti sfiorano anche il paradosso. Il comune non interviene sugli aspetti seri e su cui dovrebbe agire, lo fa invece in situazioni illegittime e risibili. Questo è il senso dell'intervento di Pierluigi Vinci Guerra, presidente di Italia Nostra, nonché residente della contrada che conta più di 1.000 abitanti. Le strade comunali sono a tratti impraticabili, nelle immagini quella che raggiunge la vicina Frisa, le cunette non vengono pulite da anni e vai con i periodici allagamenti. La gente interviene da sé per drenare le acque meteoriche e così riduce la sede stradale, già di per sé stretta e pericolosa. Di qua e di là frane e smottamenti. La viabilità, insomma, è un problema serio che va ben oltre il contentino di qualche lingua di asfalto nuova. Abbiamo problemi proprio di viabilità, di buche. Guardate, fateci caso. E nessuno mai è venuto qui a rimetterci qualcosa, un po' di terriccio, un po' di asfalto, due pietre. Si diceva del paradosso. Il comune infatti è intervenuto ponendo il divieto di sosta e conseguente rimozione su un'area di proprietà della chiesa di Santa Giusta per favorire le manovre dell'unico autobus che serve la contrada, un provvedimento illegittimo. Ma scusate, ho detto io, guardate che quella non è la vostra proprietà, è una proprietà di un ente ecclesiastico. E dice va bene, abbiamo sbagliato, però vediamo un po' di trattare l'argomento con la curia, perché l'autobus ci deve poter girare, ma se l'autobus non può entrarci nemmeno a Santa Giusta per il problema della larghezza della strada, ci si dovrebbe venire con un busino al limite.
Presentato oggi a Pescara il torneo delle professioni e delle associazioni 2018, manifestazione calcistica nata per creare empatia tra enti e professionisti del territorio con il prioritario scopo di promuovere solidarietà e beneficenza. Il torneo è patrocinato dal Comune e si svolgerà tra febbraio e aprile nel centro sportivo Vestina di Montesilvano e ad oggi ha raccolto l'adesione di ben 9 squadre, oltre a quella dei giornalisti, anche medici, odontoiatri, commercialisti, avvocati, architetti, ingegneri, movimento turismo del vino, consulenti del lavoro e medici veterinari. Sentiamo. Torna quest'anno puntuale il torneo delle professioni, terza edizione. Daniela Stolfi, selezionatore della squadra dei giornalisti, un appuntamento sicuramente molto atteso, importante, si diceva qualche istante fa, microfoni spenti, per creare empatia tra gli ordini professionali. E la prima cosa che faremo sarà naturalmente quella di ricordare il grande Bruno Pace, e ci sono anche dei giornalisti che racconteranno degli episodi, degli aneddoti. Per quanto riguarda la manifestazione, una cosa bellissima, perché ritengo che sia un'iniziativa nobile. Il tutto, il ricavato sarà destinato all'autismo Abruzzo, quindi lo scopo principale di questa manifestazione è quello della beneficenza. Quindi partiamo dai giornalisti, noi siamo i detentori dello scorso anno, abbiamo vinto l'anno scorso, gli architetti, gli ingegneri, gli avvocati, i consulenti del lavoro, i commercialisti, le case vinicole, turismo per il vino e i medici. I giornalisti meritoriamente sono presenti in un'iniziativa tra, secondo me, tra le più significative, spero diventi tra le più importanti di quelle che si svolgono nella città e provincia, perché mette insieme, credo, le professioni, alcune delle professioni più importanti, diciamo più popolari e anche più prestigiose sotto certi altri aspetti, in una iniziativa che, oltre quello di trascorrere 2 serate a settimana su un campo di calcio, unisce la finalità della beneficenza. Quest'anno ci occuperemo dell'autismo, l'anno scorso abbiamo già svolto qualcosa in materia, i prossimi anni faremo qualcosa altrettanto significativo e spero che l'opinione pubblica, quella più vasta, ci sostenga in questo. Adesso apriamo la pagina dello sport e partiamo con la Serie B. Torna la vittoria il Pescara allo stadio Adriatico Cornacchia contro la Salernitana. Dunque vittoria interna per i biancoazzurri di Zeman. Vediamo com'è andata nel servizio della gara. Pur soffrendo, il Pescara batte con merito la Salernitana, conquistando 3 punti di platino dopo 2 KO di fila. Alla vigilia contava solo vincere, il successo alla fine è arrivato grazie ad una prodezza su punizione di Brugman a 10 minuti dal termine. Il gioco può attendere quando la posta in palio è alta, con una squadra che continua a fare grande fatica in zona gol, ma che almeno in casa subisce meno rispetto al passato. In difesa spazio a Gravion fra i migliori, al fianco di Perrotta. A centrocampo si rivede Valzania, mentre in attacco con il solito Pettinari ci sono il rientrante Mancuso e Amga. Biancazzurri sembrano piuttosto tonici, attaccando a testa bassa con tanti cross in mezzo all'area campana. Non ci sono però grandi pericoli per il portiere ospite. A fare la partita il Delfino, che come spesso accade però manca in fase conclusiva. Al 21esimo Brugman manca invece una buona opportunità in area con il pallone che termina a lato. Pericolosissima invece la Salernitana al 24esimo con un tiro velenoso di improvviso di Zito, che trova la splendida risposta di Fiorillo in calcio d'angolo. Il Pescara riprende pian piano a spingere, continuando però a tenere nella sua metà campo la formazione campana e strappando anche qualche timido applauso ai 7.000 spettatori sugli spalti. Il finale di tempo vede però tanti errori in disimpegno da parte dei giocatori delle due squadre, con i giocatori che rientrano così negli spogliatoi con il risultato di 0-0. La ripresa si apre con l'ingresso in campo in casa campana di Di Roberto per Schiavi, ammonito, con Colantuono che ridisegna la sua squadra con un 4-3-3, provando a fare qualcosa di più rispetto alla prima parte di partita. L'avvio di ripresa è equilibrato, con lo spettacolo però grande assente. Al 17esimo il Pescara trova anche il gol del vantaggio con Pettinari, che supera di testa Radunovic con la bandierina del primo assistente, che si alza, e con il gol non convalidato per questione davvero di millimetri. Zeman non effettua cambi con la sua
sua squadra che fa una gran fatica a rendersi pericolosa dalle parti dell'estremo ospite, sempre inoperoso. Nell'ultimo quarto d'ora però il Boemo decide di gettare nella mischia Bonino e Proietti per pettinare Carraro, e in campo le cose cambiano e migliorano per il Delfino. Passa infatti qualche attimo e al 36esimo esplode come una liberazione la gioia dei tifosi biancazzurri grazie ad un eurogol su punizione di Brugman che fulmina il portiere della formazione campana per il vantaggio del Delfino. Passano due giri di lancette al 38esimo, ancora Gaston Brugman in semi rovesciata dall'interno dell'area di rigore, sfiora il raddoppio con la palla che finisce davvero di pochissimo al lato, con un successo importante che proietta la squadra a quota 34 in classifica. I playoff sono lì a due passi, ma occorre tornare a vincere anche in trasferta. La Virtus Entella è avvisata. Sì, penso primo tempo bene, anche se abbiamo giocato contro vento che disturbava sicuramente il gioco sia nostro che loro. Abbiamo creato qualche occasione in più rispetto all'avversario, penso che il risultato è meritato. E io sono arrabbiato nel senso che noi abbiamo la giocata, con tre passaggi dovremmo arrivare vicino alla porta. Purtroppo quando ci sono spazi e quando c'è da fare la tiriamo a lunga. Quando è aperto finiamo di nuovo nell'angolo da dove non fa niente, tanto vale spostarla prima. Sì, dobbiamo migliorare in questo. Noi la prepariamo, purtroppo poi in partita ci confondiamo. Ma io ripeto, per me occasioni ce l'avevamo, forse la prima con Valzania che l'ha lisciata, però. Sono occasioni da gol e quando si sfrutteranno vinceremo 3-0. Vabbè, penso che ha fatto una buona partita, poi lui è attento, magari ancora in qualche occasione è troppo istintivo, però ha fatto buona partita sia in fase difensiva che di impostazione. E Bonino è quello, io penso che un centravanti che va dentro, purtroppo ha sbagliato la migliore occasione, però la prossima volta andrà meglio. Nonostante le assenze, nonostante tutto, mi sembra la partita era stata giocata, non c'era niente di che potesse far pensare, specialmente nel secondo tempo, specialmente in quel momento che poteva finire con una sconfitta, ci voleva giusto un'invenzione su un calcio di punizione, altrimenti credo che la partita sarebbe finita 0-0 per Pescara, anzi credo che in quel momento lì stavamo forse facendo anche un attimino meglio noi di loro. Pescara secondo me fa una maglia con forza, ci provava, palleggiava, però niente di straordinario, sarebbe finita molto probabilmente 0-0, non so se la punizione è così clamorosa perché mi ha dato l'impressione che il difensore abbia colpito anche un po' la palla e poi da lì è scaturito il gol, è stato bravo Brug, ma ha tirato questa punizione. È un momento così, insomma, un'altra partita strana che ci vede tornare a casa senza punti, quando invece a mio avviso oggi un punto sarebbe stato giusto e legittimo. Ma ci dispiace perché sono venuti in tanti come al solito, ma da questo punto di vista per me non è una sorpresa, ormai ho imparato a conoscere la tifoseria, la squadra ha lottato, la squadra ha fatto, non credo che da questo punto di vista gli si possa improvvisare nulla, e sarei stato preoccupato se la squadra avesse dato segni di cedimento, la squadra ha fatto la sua partita, insomma ci sta di venire a Pescara a fare una partita del genere, momento delicato per entrambe, una partita da 0-0 veramente classico, spaccato e perdi. Mi dispiace per loro e mi dispiace per la squadra, perché non vorrei che poi sta serie di partite che abbiamo disputato raccogliendo molto meno di quello che il campo ha detto ci potesse portare poi delle conseguenze a livello psicologico, invece le dobbiamo mettere subito alle spalle. Scendiamo adesso in Serie C perché tra poco più di un'ora scende in campo il Teramo a Fermo contro la Fermana, impegno complicato per i biancorossi di Ottavio Palladini alla ricerca di una vittoria esterna che manca, pensate, da 9 mesi. Allora ascoltiamo le parole della vigilia del tecnico del Diavolo. Vediamo. Vincere aiuta a vincere, come si dice, no? Quindi l'obiettivo è quello. Poi ci sono gli avversari e a volte non ci riesci. Però l'obiettivo è quello di fare la nostra partita e cercare di vincere questa partita perché ne abbiamo bisogno. Ma secondo me la cosa più importante in questo momento è la testa, al di là della tattica e di quello che può essere chi gioca.
la testa fa la differenza e noi dobbiamo lavorare su quello, perché alla minima difficoltà ci cade tutto addosso. I ragazzi si allenano bene e quello che dobbiamo trovare assolutamente è l'equilibrio mentale, e soprattutto dobbiamo essere convinti dei nostri mezzi. Cioè, noi dobbiamo andare a aggredire l'avversario, non siamo una squadra che può aspettare, secondo me, perché se aspetti prima o poi il gol lo prendi. Sì, Carlo Ilari mi può dare più struttura fisica, mi può dare più centimetri. Varas, al di là che poi sabato ha avuto quell'occasione, però è stato il più pericoloso, no? Perché in quasi tutte le azioni di attacco è stato quello che ci ha dato un po' di vivacità. Io sto cercando di lavorare soprattutto su noi stessi, su quello che dobbiamo fare noi, non sugli altri, perché se pensiamo solo agli altri ci fossilizziamo su, magari, ne so, se gli faccio vedere le immagini di qualche giocatore che sta in una condizione, potrei abbattere ancora di più il morale dei ragazzi. Quindi lavoriamo su noi stessi, su quello che dobbiamo fare noi, è la cosa più importante, secondo me. Ma sicuramente la loro aggressività e la loro... in questo momento una squadra che sta andando anche abbastanza bene, no? Viene da una vittoria e un pareggio, perché ha vinto a Mestre e ha pareggiato in casa col Sant'Arcangelo. Poi Petrucci è un giocatore che è imprevedibile, però ripeto, noi dobbiamo avere rispetto degli avversari, ma in questo momento secondo me la cosa più importante è dare fiducia a quello che stiamo facendo noi. Le partite vanno giocate e vanno vinte poi con la testa, perché poi avete visto che anche a Ravenna, una partita che avremmo meritato di vincere per una stupidaggine, per poca esperienza e per poca furbizia, l'abbiamo pareggiata. Quindi quello che bisogna usare è soprattutto la testa. Per vincere le partite bisogna usare la testa. Poi se siamo bravi a chiuderle è ancora meglio, ma secondo me per vincere le partite, soprattutto in questo campionato dove l'equilibrio di una gara è, perché magari un tempo gioca meglio una squadra, un tempo gioca meglio un'altra, devi essere bravo a capitalizzare quello che sono le occasioni che ti crei. E in Serie D sarà una giornata caratterizzata dallo scontro al vertice tra Matelica e Vispesaro, e le abruzzesi di Serie D dovranno cancellare l'ultimo fine settimana che non ha regalato alcuna buona notizia. Unico derby, tutto di casa nostra, l'Aragona alle ore 15 domani pomeriggio per lo scontro tra Vastese e San Nicolò. Punti pesanti in chiave playoff per Avezzano, Francavilla e L'Aquila. Urge una vittoria per il Pineto, che invece ospita al Maria di Pavone la Jesina. Andrea Costantini. Sono punti sempre più pesanti quelli messi in palio nel campionato di Serie D, nel quale si fa serrata la lotta in tutte le zone della classifica. Il clou della domenica è a Matelica, dove la Vispesaro, seconda della classe, prova a riaprire il campionato. Per farlo un solo risultato a disposizione, la vittoria, per accorciare il distacco a 4 punti dalla capolista allenata da Luca Tiozzo. In chiave abruzzese, unico derby all'Aragona tra la Vastese e il San Nicolò, entrambe vogliose di riscatto poiché sconfitte la scorsa domenica. Il San Nicolò fa leva sul rientro del centravanti Moretti per tentare il colpaccio all'Aragona dopo che la classifica è tornata a farsi preoccupante. La Vastese deve respingere l'assalto al terzo posto dell'Avezzano. Partite da ex per il centrocampista Stivaletta, il DS Micciola. L'allenatore Colavitto sarà privo di Maronilli, squalificato, ma recupera Leonetti e De Feo e deve risolvere il ballottaggio in avanti tra Tedesco, altro ex, e Bittaie. Ragazzi, ho detto proprio questo, di approcciare le partite con più concentrazione, di far risultare l'episodio negativo in positivo, perché al di là di tutto comunque ti posso dire che le prestazioni ci sono. Ciò che sta mancando è appunto il dio risultato, che non in questo 2018 stiamo facendo fatica ad ottenere. Cancellare subito la scialba prestazione di Sulmona è questo l'obiettivo dell'Avezzano, che al De Marsi riceverà alle ore 15 la San Giustese in uno scontro diretto vero e proprio in chiave playoff, anche se i marchigiani nelle ultime giornate si sono staccati e i biancoverdi potrebbero dare un colpo di grazia alle velleità di rimonta della San Giustese. Il tecnico Giampaolo riavrà Pellecchia, mentre Bisegna giocherà al posto dell'acciaccato Cerone. La San Giustese è una delle squadre che gioca meglio al calcio in questo girone. È una squadra che abbiamo affrontato all'andata, abbiamo
abbiamo battuto, ma è uscita fuori una partita veramente di qualità. Affronteremo sicuramente una squadra che concepisce il calcio come lo concepiamo noi, cioè un calcio propositivo, un calcio offensivo, e sono convinto che domenica sarà una partita anche questa molto interessante. Tre punti d'obbligo per l'Aquila, che al Gran Sasso d'Italia Italo a Concia riceverà il Fabriano Cerreto dell'ex Ibojo, che ha indossato la maglia rosso-blu fino a dicembre prima di trasferirsi in terra marchigiana. Fabriano terz'ultimo in classifica, ma da non sottovalutare dagli uomini di Battistini, che continuano a inseguire la zona playoff distante appena tre lunghezze. Gara molto delicata a Pineto, le ultime tre sconfitte consecutive hanno depresso l'ambiente. Con la Jesina domani al Mariani Pavone serve una inversione. A Pesaro la squadra ha fatto una buona gara, ma ora sono necessari i punti per impedire che la classifica si faccia preoccupante e la panchina di Amaulo non vacilli ancora di più. Nerostellati in trasferta a Recanati. Per il Francavilla si apre una settimana fondamentale. Tra i due impegni domenicali ci sarà il recupero di mercoledì a Castel di Lama col Monticelli. Il tecnico iervese presenta così il match di domani sul campo del Castelfidardo, quinta forza del campionato e con un percorso netto vincente nel girone di ritorno. Per noi può diventare una partita, non dico determinante, ma sicuramente una partita dove, se vogliamo rimanere attaccati al discorso playoff, dobbiamo e vogliamo assolutamente vincerla. Quindi conosciamo bene la squadra, il Castelfidardo, conosciamo i pregi e i difetti, e penso che ci siamo preparati molto bene, quindi siamo pronti per fare una partita importante, perché è una partita come tante di questo girone, perché sono tutte difficili, però in questo momento per noi può essere motivo per continuare a credere nei playoff. E questo era il nostro ultimo servizio, io vi ringrazio per la cortese attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.